Salve amico, bentornato con il nostro consueto appuntamento col paranormale. Prima di cominciare, ricordati di iscriverti al canale e recuperare i video precedenti se non li hai ancora visti. Ma adesso basta parlare, cominciamo. Il primo filmato è stato realizzato da una telecamera di sicurezza stradale. Alle 4:16 del mattino, la telecamera cattura questa sagoma bianca che percorre questo tratto stradale. Dopo qualche minuto, l'entità viene investita da un uomo su una moto. La stessa moto esce fuori strada. Semplice casualità. Oppure è quell'entità che ha creato l'incidente. Voi cosa ne pensate? Il prossimo filmato mostra questa donna che ha appena perso la figlia. La ragazza è stata assassinata. Alle spalle della donna si può notare la bara della povera ragazza. Una giornalista le fa alcune domande sull'accaduto e mentre la donna gli sta rispondendo, la telecamera che inquadra la donna riprende dentro la stanza, proprio dove si trova la bara della ragazza, qualcosa di veramente inquietante. Signora Cristina, pues de inicio lo sentimos mucho lo ocurrido y ya fue la audiencia de vinculación a proceso, ya este sujeto, Juan, fue vinculado ya a proceso. ¿Qué información tiene usted de la... Mentre la giornalista rivolge alcune domande alla donna, la telecamera che sta riprendendo la donna cattura anche questa strana creatura dalle sembianze umane. L'essere sembra avere i capelli lunghi neri e sembra che porti una maglietta bianca con un pantalone nero. Ci sono solo due opzioni: o quella creatura è uno spirito maligno, oppure potrebbe essere l'anima di quella ragazza. Molti di voi già lo sapranno che quando si muore di morte violenta, lo spirito esce così velocemente fuori dal corpo da non rendersi conto di essere morto e quindi rimane lì incastrato tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Uno youtuber che porta video di esplorazioni urbane entra in un edificio abbandonato e incomincia ad esplorarlo. Ben presto capirà che quell'edificio effettivamente non è proprio abbandonato, ma infestato da un'entità maligna. Oigan. L'esploratore sente la presenza di qualcosa o qualcuno e incomincia a fare qualche domanda, ma proprio sulla sua destra una strana creatura sembra sbucare fuori dal soffitto. Nello stesso istante si accorge di essere ripresa e ritrae la testa. Ora, rivedendo le immagini, si può notare che in quella parte del soffitto non c'è nessuna fessura che possa permettere a qualsiasi essere vivente di sboccare fuori da quel soffitto. Quindi, questo potrebbe essere catalogato come un vero e proprio fenomeno paranormale. Il prossimo filmato mostra due uomini seduti in un ufficio. Ad un certo punto, l'uomo più anziano si accorge di una strana presenza passargli proprio lì vicino. L'uomo più anziano si accorge di quella strana presenza, si alza subito in piedi e avvisa l'uomo seduto alla scrivania. Rivedendo le immagini, i due rimangono scioccati da ciò che la telecamera ha catturato. Rivedendo le immagini al rallentatore, si può notare che l'ombra oscura ha sembianze umane e sembra muoversi a passo veloce. Probabilmente potrebbe essere lo spirito di qualcuno morto in quell'ufficio, o forse potrebbe essere tutt'altro. Vicino a questo piccolo lago è stata installata una telecamera di sicurezza per monitorare alcuni animali del posto. Stranamente però una notte la telecamera non cattura uno dei semplici animali notturni, ma qualcosa di più terrificante.
Dal nulla appare questa strana creatura che cammina a quattro zampe. Potrebbe essere un essere umano, ma qualcosa di strano. Le sue gambe e le sue braccia sembrano stranamente troppo lunghe per il suo corpo e sembra abbia qualcosa in bocca e non voglio nemmeno immaginare cosa sia. Se osserviamo bene le immagini, si nota anche che la creatura ha anche una coda. Quindi, secondo voi, cosa potrebbe essere? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Nel prossimo filmato, un uomo riprende quello che sembra essere lo spirito di un bambino. L'uomo sente prima delle voci e delle risate. L'uomo riprende il tutto col suo telefono e cattura la testa di questo bambino, che sembra osservarlo per poi scomparire pian piano dietro al muro. A quel punto si avvicina a quel muretto, ma del bambino non c'è più nessuna traccia. Di solito, quando uno spirito si manifesta prendendo le sembianze di un bambino, non è mai una cosa buona. Comunque ragazzi, come al solito, l'ultima parola la lascio a voi. Avete mai avuto la sensazione di essere osservati mentre eravate in bagno a fare una doccia rilassante? Beh, questo è ciò che è successo alla protagonista di questo filmato. Mentre era sotto la doccia, ha notato qualcosa di strano. Mentre era sotto la doccia, la ragazza annota una mano proprio sul vetro della doccia. A quel punto apre la porta della doccia per capire chi è, ma una volta aperta non trova nessuno. L'ultimo filmato mostra un'abitazione infestata da alcuni spiriti maligni. I nuovi proprietari, tra cui alcune ragazze che vivono lì, vengono prese di mira da questi spiriti. E questo è ciò che è stato ripreso in quella casa. Le entità oscure tentano di spaventare in tutti i modi quelle ragazze, tirando le coperte, muovendo oggetti e battendo più volte sul muro. Le stesse ragazze incominciano ad urlare e fuggono via allo stesso tempo. Una lampadina esplode senza alcun motivo, segno che la presenza e maligna. In questo caso si può fare solo una cosa: abbandonare quel luogo. Bene ragazzi, siamo arrivati al termine. Fatemi sapere cosa ne pensate di questi filmati. Noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao!